siamo un po' un'avanguardia a livello educativo, non perché ci sono situazioni difficili, ma perché noi rappresentiamo il futuro di una società che è fatta da tante identità, da tante tradizioni, sempre più diversificate e sempre più vicine. E la via per la pace è proprio il dialogo, e il dialogo si basa sulla conoscenza, conoscerci, conoscere quali sono le nostre origini, quali sono le nostre identità, ciò che ci rende unici, perché ciascuno di noi è unico, non solo come persona, ma anche come bagaglio culturale, come bagaglio di esperienze. E la pace la possiamo trovare solamente per questa strada. Altre strade non portano alla pace, possono portare ad altre realtà che non è quelle che vogliamo per il nostro futuro e per il futuro delle altre generazioni che verranno. Quindi noi facciamo veramente un segno profetico adesso, no? Con il dialogo e soprattutto con il comune intento della ricerca della pace, perché possiamo così costruire un mondo migliore. E la realtà di Gesù, la sua venuta tra noi, è proprio per dare la possibilità a ciascun uomo di costruire questo mondo migliore, in cui tutti trovano una casa, in cui tutti trovano ospitalità, in cui tutti trovano una dimensione per esprimere le proprie potenzialità e i propri talenti che tutti noi abbiamo, ciascuno di voi ha. L'importante è crederci in questo, no? E Dio, che è misericordioso e buono e ci ha voluto su questa terra, è il primo a credere in noi. E quindi è questo il senso di questa benedizione che vi do a nome del Vescovo, e anche, diciamo, c'è anche il mio entusiasmo in questa benedizione. Quindi vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E veramente sia un bel Natale di famiglia e di dialogo. Ok? Sono Irfan Mohammed, vicepresidente della comunità islamica. Sono qui per farvi gli auguri di un buon Natale a voi, alle vostre famiglie e a tutti i nostri fratelli e sorelle cristiani nel mondo per questo evento del Natale. Vorrei inizialmente ringraziare anche il preside e l'istituto per questa iniziativa che è importante, che ci riunisce a livello pratico, e credo che il Natale, anche noi come musulmani, abbiamo qualcosa da dire al riguardo. La figura di Gesù, la pace su di lui, è riconosciuta anche nell'Islam, nominato più di 25 volte nel Corano. Gesù, la pace su di lui, c'è un capitolo intero che parla della sua nascita, del miracolo della sua nascita, intitolato proprio Maria. Quindi c'è condivisione, ci sono tantissimi punti di incontro che le dobbiamo cercare e dobbiamo riunirci intorno. Oltre a questo volevo dire che Gesù e Muhammad erano raggi della medesima luce, della stessa luce, hanno portato i stessi valori, i valori della pace, dell'amore, della fraternità, di amare il prossimo, di conoscersi. Dice il profeta Maometto in un detto, dice: o uomini, vi abbiamo creato, anzi Dio dice nel Corano, in un versetto, dice: o uomini, vi abbiamo creato da donne, da uomo e donna, e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conoscesti a vicenda. Quindi l'obiettivo di crearci diversi è quello di conoscersi. Perché conoscersi? Conoscersi perché quando si conosce si toglie diffidenza, si arricchisce, si scambia, viene la pace, viene l'amore e diventiamo ricchi e diversi, perché la ricchezza porta proprio a questo grande valore che dobbiamo portare tutti avanti. E sono veramente oggi onorato di essere oggi tra gli studenti, tra il futuro. Voi siete il futuro. Quindi sarete voi a portare questi grandi valori che portano tutte le regioni della pace, i grandi messaggeri che Dio ha mandato sulla terra. Grazie e auguri a tutti quanti.